sono Dian, presidente della ciclistica Armataggia. Stiamo concludendo la nostra stagione 2014, stanno sfilando i nostri ragazzi, una parte dei nostri ragazzi, giovanissimi allievi esordienti juniores. Stiamo allestendo e preparandoci già per il 2015, con la speranza che i successi di quest'anno si raddoppiano, perché abbiamo avuto soddisfazione ma non come ci aspettavamo. Però non è vero che il ciclismo è in crisi un po' tutta la nostra, tutta la società in generale. Noi dobbiamo ringraziare i nostri amici che ci sono sempre vicino, BS e Puntamare, ristorante Puntamare, che realmente dobbiamo dire un grazie. Ecco, questo è il frutto di tutto questo lavoro che abbiamo fatto nel 2014. Ecco che stanno arrivando ancora una parte dei nostri ragazzi, e faccio presente che i giovanissimi finiranno il 30 di settembre, mentre gli juniori andranno fino a metà ottobre. Due di questi, Mammoliti, ci lascerà quest'anno perché finisce con noi, ha incominciato 8 anni, adesso ne ha 16, probabilmente con un suo amico Piombo andranno all'estero a correre, perché da dilettanti noi dilettanti non li facciamo più. Comunque io mi auguro che una buona carriera per loro due, e gli altri juniori che rimangono con noi cercheremo di fare ancora una bella squadretta come abbiamo fatto quest'anno con tante soddisfazioni. Buongiorno, siamo qua a San Lorenzo, presentiamo la squadra ciclistica Armataggia. E io sono Andrea Viale, allenatore della categoria giovanile. Adesso presentiamo i ragazzi. Questo è Luca Marino, un G1 che ha iniziato quest'anno, ha già fatto numerosi piazzamenti e si impegna moltissimo negli allenamenti. Ti metti là. Questo è Giovanni Tolentino, anche lui è il primo anno che pratica questo sport, ha già vinto 2 gare quest'anno e speriamo che continui così, una volta sola, va bene, vai pure là Giovanni. Questo è il G2 Francesco Ciccia, che è il campione provinciale e ha già vinto lui un bel po' di gare, vero Francesco? Quante ne hai vinte? Va bene, bravissimo Francesco, vai pure là. La new entry è Francesco Cattaneo, che ha appena iniziato, sono le prime gare che fa e ha già colto un terzo piazzamento, vero Francesco? Sì. Grande Francesco, vai. Vieni Filippo, fermati pure, anche lui sono 2 anni che fa ciclismo e anche lui si impegna moltissimo nel ciclismo e va bene, bravo Francesco. Giacomo Parodi, che Giovanni, ma scusa, lasciamo 2 fratelli, Giovanni Parodi, che è G3, sono il primo anno che pratica questo sport e comunque anche lui si impegna molto ed è molto bravo. Bravo Giovanni. Vieni Davide Rossi, sono 3 anni che fai ciclismo? Sì, quasi 4. Quasi 4, lui è molto bravo, uno si impegna molto ed è veramente bravo. Sì, sì. Bravo Davide. Vai pure. Massimo Lodi e Massimo Nolli. Lui è 2 anni che pratica questo sport, è un G4. Vai pure. Francesco Lodi, sempre un G4. E sono 2 anni che pratichi. Ok, vai pure. Giacomo Parodi.
lui è il primo anno che pratica questo sport e è un G5. Vai. Alessio Prevosto, che è dal G2 che fai questo, sei infine dal G3, quindi sono già 4-5 anni che fa questo sport ed è molto bravo, adesso è G6. Mirko Boeri, che è uno dei più vecchi che è qui con noi, diciamo che è da più tempo che è qui con noi, poi si è iniziato a dire da G1, vero? Bene, adesso è G6. Samuele è l'unico esordiente dell'arma di Taggia e non ha ancora fatto gare quest'anno, ma speriamo che il prossimo anno faccia qualcosa. Bravo Samu. Il nostro unico G0, ovvero il futuro della ciclistica promozionale, che ha già fatto qualche gara quest'anno e ne ha già vinta una, è vero? Bravo, vai pure Matteo Ciccia. Passiamo invece alla categoria juniors, lui è Bongiovanni Mattia, ha già colto il primo anno in questa categoria, ha già colto dei piazzamenti, vero Mattia? Sì, dai, qualche piazzamento c'è stato in questa stagione, poi speriamo adesso nel finale di stagione di coglierne altri. Bene Mattia, vai pure. Questa è Lois Calipa, primo anno nella categoria juniors, e ha già colto qualche piazzamento nella categoria. È vero Lois? Sì, ho fatto due piazzamenti nei 10 quest'anno, va abbastanza bene e speriamo di migliorare e va bene così. L'importante è divertirsi e va bene così. Bravo Lois. Abbiamo Giacomo Piombo, secondo anno nella categoria juniores. E dove pensi di andare il prossimo anno? In che squadra pensi di passare nei dilettanti? Non si sa ancora, bisogna decidere. Probabilmente nelle prossime settimane sapremo qualcosa in più. Va bene Giacomo, grazie. Questo è Simone Mammoliti, secondo anno nella categoria juniores e ha vinto il campionato regionale della categoria. E altri piazzamenti? Sì, è stata un po' una stagione un po' così, con qualche piazzamento, pensavo di fare un po' meglio, però va bene lo stesso. Bravo Simone. In questo ultimo mese ha smesso il nostro compagno di squadra, molto caro a noi, quindi vorremmo dedicare tutti insieme nel finale di stagione tutti i risultati, speriamo arriveranno, a vicino Davide, che per problemi fisici ha dovuto smettere, quindi volevamo salutarlo tutti insieme. Ciao Davide, mi raccomando. Ciao Davide, in bocca al lupo per la tua vita. Ciao Davide, riprenditi. Ciao Davide. Per la stagione 2013-2014 abbiamo raggiunto la bella sommetta di 20 giovanissimi. Avevamo 6 juniores, 2 allievi e un esordiente. L'anno prossimo la nostra intenzione è di fare la categoria esordienti, juniores e giovanissimi. Ricordo che le iscrizioni dal 1 settembre sono aperte per il 2015 e noi vi aspettiamo tutti in via San Francesco, ex caserma Revelli, Arma di Taggia. Quando? Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17. Per fare il Giro d'Italia 2015 sono un po' scettico su quello che potrà essere la nostra prima tappa qua. Io mi auguro che tutto vada bene, però passando da Arma di Taggia i lavori devono ancora iniziare e vorrei che li finissero al più presto, anche solo per la città di Taggia, che merita questo tratto di ciclabile che non è ancora completata. Mi auguro che il Giro d'Italia possa fare questo miracolo e per il nostro avvenire. Noi avevamo già avuto Luca Barla, che ha fatto il Giro d'Italia con la Miriam, e mi auguro che Mammoliti e tutti gli altri nostri juniori possano imitare questa grande cosa che ha fatto lui. Grazie.